Il binocolo NET oggi si trova a Poppetto di Tresana per documentarvi quello che è l'avvenimento di oggi, l'intitolazione della circonvallazione di Poppetto a Padrelino Simonelli. Egli nasce nel 1913 a Tresana, dove passa tutta la sua infanzia, e scompare nel 2008 a Lecco. Egli dedica tutta la sua vita alla missione in Amazzonia, in Brasile. Ma vediamo il servizio. Siamo con Oriano Valenti, sindaco di Tresana. Oggi per questa comunità è un giorno particolare. Sì, sicuramente oggi per la comunità di Poppetto, ma insomma dell'intero comune di Tresana, è una giornata speciale perché abbiamo scoperto e intitolato la strada della circonvallazione qua del paese a una figura importante che è nata ed è sepolta qui nel cimitero di Poppetto, Padrelino Simonelli, una nobile figura, un missionario, un uomo che io ho avuto anche il piacere di conoscerlo, che ha speso circa 50 anni della sua vita in Amazzonia al servizio del prossimo, in una delle regioni più povere del globo terrestre. E quindi l'amministrazione comunale, su mia proposta, ha ritenuto giusto e doveroso, ecco, lasciare un segno tangibile alla memoria di quest'uomo. La targa è stata installata qui, proprio a fianco al monumento di padre Giocondo Lorgna, un altro illustre figlio di questa terra. Ed oggi, se Poppetto, voglio dire, è conosciuto non solo in Italia, ma anche tanti luoghi del mondo, e grazie appunto a questi due uomini che Giocondo Lorgna, tra l'altro, istituì la congregazione delle suore Imeldine, una congregazione di suore che sparse nel Camerun, in Bolivia, nelle Filippine, in Albania, in Brasile, eccetera. E Padrelino Simonelli invece, voglio dire, con l'iniziativa che abbiamo assunto oggi, sicuramente avrà modo di essere ancora più conosciuto e apprezzato per tutto ciò che di positivo ha fatto nel campo umanitario.